Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 56esimo episodio della nostra Master League con la Roma. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto che date assieme al canale. Vi ricordo che sto registrando in rapida successione rispetto agli episodi di lunedì, di domenica e di lunedì, quindi oggi piano piano in questi giorni avrò recuperato tutti i vostri commenti e quindi nel video di venerdì risponderò eventualmente vostre domande, vostre situazioni. Tra l'altro vi faccio una domanda qui adesso in questo video che magari poi faremo un sondaggio. Rimangono tre partite al campionato. Il discorso è questo: io vorrei fare un'altra stagione andando a comprare, l'ho già detto, Ronaldo e Roberto Carlos per essere proprio devastanti, signori, perché sono due giocatori che dico voglio comprare dall'inizio della carriera e voglio e li voglio comprare e fare un'altra stagione in cui proviamo a rivincere lo scudetto. Oppure potremmo fare un'altra cosa, potremmo fermarci qui con questa carriera e iniziarne una nuova, magari cambiando squadra, ma alzando il livello di difficoltà e vedere un attimino cosa succede. Ditemi voi eventualmente quale può essere l'idea che vi può intrigare di più. Certo, magari qualche giocatore lo andremo a ricomprare nella nuova stagione, perché comunque Babangida a prescindere lo andremo a prendere. Poi magari vediamo qualcun altro, cambiamo magari qualche nome per cambiare un attimino le situazioni e vediamo. Non lo so, ditemi voi, signori, ditemi voi. Detto questo, non perdiamo tempo, oggi non facciamo acquisti, ma abbiamo 9 punti di vantaggio, questo potrebbe essere l'episodio scudetto, quindi scendiamo in campo, belli, carichi e tranquilli soprattutto, perché se manteniamo i 9 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica, signori, è scudetto per la Roma alla prima stagione in Serie A. Lui mi sta a caricare la formazione, bravissimo, mi sei piaciuto tantissimo. Ivanov, Valeri, Thuram, Černý, Cafu, Davids, Agaoua, Babangida, Savila, Totti, Harry, perfetto. Diamo fiducia ancora ad Agaoua, che giustamente è la sua seconda partita, deve un attimino ancora ambientarsi. Giochiamo contro il Leeds, che è terz'ultimo in campionato, signori, quindi mentalità sul campo, non facciamo sciocchezze, veniamo da una prestazione con molti alti e bassi contro il Barcellona. Eravamo sotto 3-1, ma siamo riusciti poi a riacciuffare un 3-3 sul finale, che è stato proprio importantissimo. E quindi non sarebbe male mantenere la testa sul campo e portarci a casa i 3 punti oggi. Perché è vero, anche con un pareggio riusciremmo a portarci a casa lo scudetto, ma dobbiamo sempre poi dipendere dal risultato della Lazio, e noi non vogliamo dipendere dagli altri, dobbiamo dipendere da noi stessi, signori. Ah, mi sta stuzzicando l'idea, sì, sono sincero, mi sta stuzzicando l'idea di riniziare una nuova Master League a livello di difficoltà maggiore per vedere effettivamente se riusciamo a ripetere le gesta di questa Roma, ovviamente cambiando squadra. Mi dispiace tantissimo lasciare questa Roma così. Però, se dovessimo ripartire, mannaggia, se dovessimo ripartire, potrebbe essere per una nuova avventura, sempre eventualmente con una squadra italiana, per cercare la risalita a un livello di difficoltà maggiore e vedere un attimino se siamo effettivamente più bravi. Oppure, attenzione, Babangida è partito, Babangida, contropiede della Roma, contropiede terribile, contropiede, contropiede. Niente, Babangida si lancia da solo, invece di lanciare Harry, ha preferito lanciarsi da solo. Non lo so, la pazzia di Babangida. Troppa velocità, signori. Quando sei succube della tua velocità. No! Cioè, erano due in aria da soli. Se quello gliela passava era finita. Se quello gliela passava era finita. Certo, iniziare una nuova stagione a livello di difficoltà maggiore, senza comprare gli stessi giocatori che abbiamo utilizzato in questa stagione. La vedo complicata. A parte Babangida che compreremo a prescindere. A parte Babangida che compreremo a prescindere, perché non si può prescindere da Babangida, signori. Però non lo so, non lo so. Ditemi voi che cosa vi può intrigare di più. Cosa vi può intrigare di più? Certo, andiamo a continuare un'altra stagione con la Roma. Con la Roma prendendo Roberto Carlos e prendendo Ronaldo. Dico, è proprio voler devastare il campionato, già alle prime 5 giornate praticamente. Però potremmo iniziare una nuova stagione andando proprio a puntare su Ronaldo e Roberto Carlos come pallini del nostro gioco. E magari non prendere Babangida, potremmo variare la situazione così. Però
prendere un Roberto Carlos in più e un Babangida in meno, che però fa capire che lui vuole esserci, mannaggia. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Io mi sto perdendo in chiacchiere, non stiamo studiando la partita, non stiamo vivendo la partita, e questa cosa non va assolutamente bene, perché il Leeds comunque è terzo ultimo in classifica, ma ci può fare il sederino tutto rosso come le nostre magliette. E questo non va bene, signori, non va bene. Non va bene. Niente, signori, non riusciamo a tenere il pallino del gioco. Siamo con la testa allo scudetto. Queste ultime due partite, proprio testa allo scudetto, e chi se ne frega praticamente. Siamo primi in classifica, va a fan bagno. Grande Enrique, lancia il Bamba. Lancia il Bamba, signori. Il Bamba da solo si invola. Il Bamba taglia tutto. Il Bamba, perché deve ritardare l'input che gli do? L'input di mezzo, l'input di qualche secondo. Io gli dico di tirare subito e lui mi fa perdere quell'input di secondi. E giustamente il Bamba si fa recuperare. Mannaggia di una matriosca. No, mamma mia, che brutto fallo che stanno a fare. Mamma mia, che brutto fallo che stanno a fare. Guarda, che fortuna. Guarda, ditemi voi che questa non è fortuna. Leeds sta avendo molta fortuna. Siamo noi che siamo molto distratti, ma il Leeds. Intanto, tutto questo, signori, volevo sottolineare il fatto che Agaoua sta toccando il suo primo pallone, signori. Agaoua, che è stato comprato per correre sulle fasce, non corre minimamente sulle fasce. Arri, arri, arri. Grande l'apertura per il Bamba! Che di destro, sfilettata. Saviola un po' fuori dal gioco. Saviola ultimamente un po' fuori dal gioco. Babangida per Thuram. Agaowa mio, porca miseria, non so se sei peggio tu o Semao praticamente. Quantomeno Semao qualche gol l'ha fatto. Tu, Semao la seconda partita si è svegliato, signori. Semao seconda partita ha fatto l'impresa. Agaowa mio, seconda partita, ci svegliamo? Babangida gioca con se stesso. Babangida sfilettata da lontano. Il portiere vola a levare le ragnatele dall'angolo, ci è arrivato. Saviola ancora per il Bamba, che riesce a liberarsi. No, l'ho girata troppo presta per Thuram. Giorni, che da quando è stato messo sulla fascia si è perso un poco. Babangida, arri per Cafu. Mamma mia, che sono lenti. Al 41esimo del primo tempo, ancora 0-0 tra Leeds e Roma. La Roma che servono i 3 punti per sancire la festa a scudetto. Il Leeds che sta a fare di tutto per non far riuscire il gioco della Roma. Roma vicinissima al gol qualche occasione, ma vicinissima anche lì. Dai, ma non era mai rimessa laterale. Ma perché gli devi regalare le cose? Non era mai nella vita rimessa laterale. Cosa cazzo non la fai, Savio? Cafu, era lui fischia. Giustamente io posso partire in contropiede e lui fischia. Scommettiamo. Arri, 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 grande Babangida, 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 Babangida! Non hai fischiato e la Roma ti punisce, signori. Non hai fischiato e la Roma ti punisce. Il buon Bamba trova il gol dell'1-0. Ci ha provato tante volte, questa volta è proprio entrato in aria e l'ha piazzata nell'angolino del portiere. Ci ha provato tante volte e finisce il primo tempo, signori. Finisce il primo tempo, gol che sa di scudetto, signori. Gol che sa di scudetto. Dai così, dai così. Dai così, dai così, dai così. Dai, 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 dai. Tutto questo ribadisco. Agaowa non ha strusciato un pallone. Agaowa lo rimandiamo ai semafori con. Lo rimandiamo al Colosseo con Semao, signori. Agaowa lo rimandiamo al Colosseo con Semao a vendere bastoni per selfie. Ahia, signori miei, che acquisti che abbiamo fatto, che acquisti, oh, sono io che non li so. Attenzione, arri dal nulla, Totti! Sberla incredibile di Saviola, è stata Saviola che dal nulla ha tirato così una saettata, sì. Bravo Saviola, che ci ha creduto, Saviola, per Agaowa, che riesce a girarsi, Agaowa, dal nulla, inquadra la porta! Che cos'era? Ma che cos'era? Vedi che il portiere non gioca con noi, Agaowa! Sai, abbiamo le maglie diverse perché sono squadre diverse, ok? Se no avremmo tutti la stessa maglia. Arri! Totti! Comunque era fallo su Arri, io non lo vorrei dire, ma perché non ci sono fischi ai falli? Non è difficile, basta mettere il fischietto in bocca all'arbitro e dovrebbe fischiare i falli anche per noi.
non solo per le squadre avversarie. Grande, grande, tienilo, tienilo! Mannaggia, mannaggia, mannaggia! No, no! Tienilo, tienilo, tienilo! Grandissimo muro difensivo. Agawa, Agawa, devi correre dritto! Dico io, devi correre dritto e andare verso la porta e difendere. Oh, Giorni, quanto ti rimpiango Giorni su quella fascia. Agawa, decide di partire. Agawa, così, è partito. È partito Agawa. Ha visto gli sconti al supermercato ed è partito Agawa. È partito Agawa, signori. È partito Agawa, la butta dentro. Marri si fa anticipare. Davids si fa anticipare anche lui. Buono il primo intervento, che però non basta. Il primo intervento non basta. Attenzione, Kiwell, Kiwell, il buon vecchio Kiwell. Riusciamo a fermarlo? Chi ci va? Davids, Davids, perché Agawa non c'ha voglia. Turam, grandissimo recupero difensivo. Valeri, Saviola, Saviola, Saviola. Agawa, vediamo se si inventa qualcosa. Agawa è ripartito. È ripartito da Agawa. Agawa è ripartito dal nulla. Agawa, Agawa. Vede Totti che la stop. No, Totti mio, sei lento. Totti mio, ma come sei stato lento. Giorni. Giorni, 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 Agawa è partito. Non ho mai capito che deve partire da sotto. Dove cazzo non la vai, Agawa? Agawa, dove cazzo non la vai? Agawa, Agawa ha capito che deve partire. Ha visto il Bombamba, il Bombabangida che fa questi scatti così. E lui, anche lui ora parte, anche lui ora parte. Valeri, per Saviola. Saviola si fa levare il pallone. Ma Valeri cerca subito di riconquistarlo. Non ci riesce, la palla finisce fuori. Mamma mia, signori. Agawa, sì, ha visto il suo connazionale che fa questi scatti, che parte come se non ci fosse un domani. Anche lui dice: io li so fare pure. E parte anche lui, è ripartito Agawa. È ripartito Agawa, solo che il campo è finito. Agawa è rientrato, attenzione, Agawa per il primo. Ma come cazzo non la tiri, Agawa? Non so se era peggio questo tiro che gli stava partendo o il tiro di Semau in rimessa laterale alla prima partita di campionato. Non so quale possa essere stato peggio. Totti, Totti. Un gol scudetto di Francesco Totti, che trova un angolino impressionante, signori. Stop e tiro impressionante. No, non era l'angolino, dritto per dritto. Tanta roba di Totti. Attenzione, loro fanno delle sostituzioni, facciamole anche noi. Allora, diamo spazio, facciamo una cosa. Mettiamo Saviola dietro le punte e Totti esce per Stojkovic, signori. Sì, diamo se così. Che però lui non me le fa le sostituzioni, signori. Non me le fa le sostituzioni. Me le fa sempre mezz'ora dopo. Va bene, va bene, va bene. Il nostro povero, facciamo uscire e buttala fuori. Buttala, bravissimo. Rimessa laterale, facciamo la sostituzione. Torna in campo Stojkovic dopo il gol di Totti. Sostituito Totti. Saviola messo dietro le punte. Vediamo come se la cava lì dietro. Cafu, 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 cafu. Stojkovic, Stojkovic che rivede il campo finalmente. Stojkovic, Stojkovic, Stojkovic. Per Agawa, Agawa, per Stojkovic, per Saviola, no, Saviola mio, peccato. Voglio provare anche grandissimo Giorni che non riesce a evitare la rimessa laterale. Non riesce a evitare la rimessa laterale. Attenzione, attenzione. Per fortuna la palla finisce in rimessa laterale. Giorni se l'ha fatto un attimino fregare. Valeri, Giorni per Valeri, Valeri per nessuno, e allora la buttano ancora fuori. Giustamente dice: avete sbagliato un passaggio, vi restituiamo il pallone, non vi preoccupate. Agawa, Giorni per Valeri, per Stojkovic, per Agawa. Agawa, Agawa che gira su se stesso. Giorni, Giorni, Giorni per Stojkovic, 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 Stojkovic. Bello il pallone per Arri, forse era più bello se lo dava a Babangida. Potevamo creare qualcosina in più. Potevamo creare qualcosina in più. Però va bene, dai. Si è visto. Attenzione, Giorni recupera il pallone. Stojkovic, Stojkovic, Stojkovic. Da trequartista. Stojkovic, 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 Stojkovic. Ma chi? Cioè, c'aveva Arri e Saviola quasi completamente liberi. Lui a chi l'ha data sulla fascia da Gaowa. Che non sa nemmeno lui come cazzo la si trovava lì. Però va bene, il Leeds ci prova al 44esimo. Calcio d'angolo. Il Leeds ci prova per il gol bandiera, ma Ivanov dice di no, signori. Minuti di recupero che dividono la Roma dallo scudetto. Attenzione, Agawa per la gioia, parte lui. Agawa riesce a tenerla in campo. Grandissima Agawa, grandissima Agawa. Che poi cerca Saviola, che si gira su se stesso.
Ed è finita qui, signori! Scudetto per la Roma! Scudetto per la Roma con due giornate di anticipo, signori! Siamo campioni! Siamo campioni! Siamo campioni! 12 tiri a 11. In tutto questo la Juventus pareggia col Real Madrid. L'Inter perde contro il Bayern di Monaco. Il Buenos Aires perde contro la Lazio. La Lazio ci ha provato, ma con 9 punti di vantaggio, signori, lo scudetto è nostro. Il Chelsea batte il Dortmund. Il Leverkusen perde contro il Barcellona, quindi scontro per la retrocessione molto vivo. Il Milan perde contro il Valencia 2-5 e il Marsiglia perde 2-5 contro il Manchester United. Autori dello scudetto romano, i gol di Babangida su assist di Henry e Totti su assist di Henry. Assist Henry che si è trasformato in assist man. Detto questo, signori, c'è la festa scudetto adesso? Non penso mi faccia fare la festa scudetto adesso, sarebbe troppo tagliata di gambe. No, infatti ci dà solamente i punticini, 33 punti. E va bene così, manteniamo i 9 punti di vantaggio sulla Lazio, signori, che ha due partite dalla fine contro il Valencia e Manchester United, significa scudetto, signori. Abbiamo vinto lo scudetto con la Roma alla prima stagione in Serie A. Spettacolo. Signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale. Ricordatevi un attimino i vari discorsi che ho fatto a inizio video, datemi dei suggerimenti e capiamo insieme cosa fare. In tutto questo, Henry a 25 gol, terzo capocannoniere, e nella classifica capocannoniere Elber 36, porca miseria, tanta roba Elber. In tutto questo Ronaldo non esiste. vorrei far ben vedere che Ronaldo dell'Inter non ha fatto manco 7 gol. Assist man, Veron supera Babangida a quota 15, Babangida a quota 14, secondo in campionato. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!